Cari amici, ben rivisti e ben ritrovati nel video di oggi, dove vediamo come effettuare una brasatura semplice su alluminio, e la vediamo tra poco. Partiamo subito con il dire che non tutti i tipi di alluminio sono adatti a questo tipo di brasatura. Infatti l'alluminio anodizzato richiede una saldatura particolarmente complessa. Vi consiglio quindi di scegliere un alluminio che non abbia questo trattamento e che abbia uno spessore di almeno 2 mm. Vi consiglio di scegliere delle bacchette a bassa temperatura, circa 382 gradi centigradi. Queste sono delle Benzomatic che hanno circa il 98% di zinco. Parliamo adesso del cannello. Del cannello non bisogna scegliere né il dardo né il secondo dardo, ma il pennacchio, cioè la parte più lontana dal cannello. Successivamente il pezzo deve essere pulito con una lima. Questo perché l'alluminio fonde a una temperatura di circa 600 gradi, mentre l'ossido di alluminio che si trova sulla superficie, che è durissimo, fonde a una temperatura di circa 2000 gradi. Nella brasatura bisogna cercare di riscaldare il pezzo in maniera omogenea, cercando di distaccare il cannello il meno possibile, altrimenti l'ossigeno andrà a riossidare l'alluminio. Una volta raggiunta la temperatura, la brasatura deve avvenire per striscio. La fiamma non deve mai toccare la bacchetta, altrimenti la saldatura sarà porosa e non attaccherà in maniera adeguata. Per comprendere l'esatto raggiungimento della temperatura bisogna strofinare la bacchetta lontana dal punto in cui intendiamo effettuare la brasatura. Una volta raggiunta la brasatura potremo strofinare la bacchetta lontano dalla fiamma, ma se il pezzo è molto lungo la fiamma bisogna continuare a tenerla sul pezzo e accompagnare la bacchetta verso la fiamma. Se notiamo che la brasatura non ha raggiunto una certa capillarità, si potrà effettuare una seconda brasatura nel lato opposto. C'è da dire che con queste bacchette non si possono fare brasature che abbiano una tenuta strutturale, infatti questo pezzo è leggerissimo e non ha una grande forza di tenuta nonostante esteticamente sia perfetto. Inoltre questa è una brasatura piuttosto complessa perché la superficie di appoggio è piuttosto minima. Maggiore sarà la superficie di appoggio, maggiore sarà la tenuta della brasatura. We'll be right back.
Bene, giunti a questo punto del video, vediamo qual è la tenuta di questa abrasatura. Non male, non male per niente. Ok, mettiamola in morsa. Allora, cari amici, già il fatto che non si sia rotta tra le mie mani vuol dire che questa abrasatura è veramente fatta bene. La morsa è ancora calda e sta scaldando il pezzo in questo momento, quindi si staccherà abbastanza facilmente, ma comunque tiene in maniera adeguata. Riusciremo a staccarla con grande facilità. O no? Invece no. Porca miseria. Però, nonostante la morsa è calda, ah miseria, oh, è uscita proprio bene, incredibile, è uscita veramente bene questa abrasatura. Guardate come si sono ridotti i pezzi. L'abrasatura, nonostante sia minimale, ha impedito ai pezzi di staccarsi. Un successo. Cari amici, ci tengo infine a precisare una cosa prima di salutarvi. Non vi scoraggiate se non riuscite a effettuare un'abrasatura fatta in questo modo, esteticamente bella, che tenga meccanicamente, perché l'abrasatura d'alluminio, a mio parere, è la più complessa che c'è. Infatti l'alluminio non diventa rosso, non ci dice quando ha raggiunto la temperatura, per questo stavo progettando, spero un giorno di avere fondi per farlo, un cannello raffreddato a CO2 che abbia il controllo della temperatura, e quindi bisogna capirlo con l'esperienza. Provate, 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 non vi scoraggiate, sono sicuro che riuscirete a ottenere questi risultati. Vi ringrazio per essere arrivati fino qui, vi mando un caro saluto e un caldo abbraccio, salutandovi al prossimo progetto. Luce si accende, il buio svanisce, illumina la mente, inventore con un cuore grande, non te lo aspetti, ma lui ti sorprende. Mac, Mac Strange, dove le prendi tutte quelle idee? Il sogno si appena, un viaggio nel cielo, l'avventura ricomincia.